5 presenta. Allora io le prometto che entro due ore so da dove lei telefona, va bene? Pronto? 100 euro, te ne do anche di più se smetti di chiamare. Diciamo Emilio Fede, deficiente. Emilio Fede. Contro tutti. Vittima numero uno, Omar Fantini. Poverino. Pronto? Sì? Diciamo Emilio Fede, deficiente. Non interrompete la registrazione, porca l'acca. Vabbè, non interrompiamola. Fai p***o, sua mamma. Guarda, è una cosa che preferirei chiarisse mia madre, io adesso non vorrei confermare, mi sembra una cosa brutta da dire così. Fai p***o, sua mamma. Ancora, non vorrei essere io a dichiararlo. Mamma tua, fare p***o. No, santo non sono. Bisogna di invertire le parole, non c'è. Mi stava tremando il culo? Aspetta, sì. Eh? Sì. Sai chi sono io? Fammi indovinare, un giornalista da quattro soldi? Vuoi che glielo dica? Sì. È quello che si è c***o, suo padre e sua madre. Ecco perché lei è stronza. Lei è stata c***a da suo padre e da sua madre, hai capito? Ma sono un maschio. Emilio Fede. Bravo. Contro tutti. Vittima numero due, Marco Predolin. Numero... senza baffi. Vero, senza. Sì. Pronto? Chi è? Cosa? Chi è? Diciamo Emilio Fede, deficiente. Come? Diciamo Emilio Fede, deficiente. Ti chiami Emilio Fede? E il telefono è sotto controllo. Io sono Fredolin. E tu che esci dai rifiuti di Napoli? No. Che coglione di merda. Ma scusa, ma chi? Io, allora, io sono Fredolin, tu sei Emilio Fede? Fai p***o tua mamma. Come? Fai p***o tua mamma. Ah, Emilio Fede? Mi stava tremando il culo. Ma per non capisco chi sei, cosa... Eh? Non ho capito. Tu porco lurido? Sì, va bene. Con padre cornuto, mamma puttana. Emilio Fede. Contro tutti. Vittima numero 3, Nicola Gavino. Pronto? Pronto? Sì. Cosa? Pronto? Diciamo Emilio Fede, deficiente. Sì, vabbè, Emilio Fede. E tu esci dai rifiuti di Napoli? Sì, esatto, dai, ciao. Che coglione di merda. Sì. Tu porco lurido? Ma in privato sì, in pubblico evito. Mi stava tremando il culo? No, no. Io le voglio dire solo una cosa. Ma adesso mi devi lei. Non così, peccato, no. Non c'è a parlare così, il telefono è sotto controllo. Sì. E comunque, anche se le chiama da un privato, sì? la pescano lo stesso, quindi lei vada a fare il c***o, andare a fare, non rompe i coglioni a me. Io lo dico. È fissato con la fellazio lei, io non so perché, ma. Così. Senta, io la saluto, perché ci davamo del lei. Faccia come vuole. No, faccio come vuole, l'educazione impone di salutarci. Io. Le prometto che entro due ore so da dove lei telefona. Sì, ma io lo so da dove lei telefona, lo so io, da vicino via Turati, lì dove c'è l'ambasciata americana. Guarda, mi chiamo tutt'altro, ma lei chi è? Io sono Savino, lei lo sa chi è. Quindi, chi sono lei io. Sta sbagliando. No, no, non mi sta sbagliando, non ho crisi di identità, mi perdoni. Possiamo andare avanti fino all'infinito, perché. Vuol che glielo dica? No, dico, possiamo andare avanti all'infinito con questa pantomima. È quello che sei un c***o, suo padre. Porca miseria, mi spiace più che altro per mio padre, magari. No, guardi, lasci fare che il Savino Senior ci dà dentro, tutto, ci dava dentro, ecco. Allora. Sì. Se vieni te ne do anche 1000. Guardi, sa che io sono mignotta almeno quanto lei, quindi io per 1000 mi muovo volentieri. Vuoi 100 euro? 100 è un po' poco, Per sole 100 euro? Te ne do anche di più se smetti di chiamarmi. No, io vado via bene così. Senta, adesso bello, però mi sono un po' rotto le palle, mi perdonerà, la volevo salutare.
Io, sì. Che coglione di no, gente. Vabbè, ma perché deve dire così? Ma mi scusi. Ciao. Senti, vaffanculo, la figlia di tro... Ma no! Mio Fede. Contro tutti. Oddio mio. Colleghiamo con Emilio Fede contro tutti. Lo Zoo di 105 presenta. Allora io le prometto che entro due ore so da dove lei telefona, va bene? Pronto? Per sole 100 euro, te ne do anche di più se smetti di chiamare. Mi chiamo Emilio Fede, deficiente. Emilio Fede. Contro tutti. Vittima numero uno. Gwendalina del Grande Fratello, attualmente fidanzata con Daniele Interrante. Pronto? Pronto? Sì? Cosa? Chi è? Senti? Sì? Mi chiamo Emilio Fede, deficiente. Emilio Fede? E il telefono è sotto controllo. Addirittura? Oh, ma te dove ti hanno liberato? A me quando mi hanno liberato dalla prigione. Che coglione di merda. Ma mi scusi, ma sta scherzando, spero. Ma lei sta scherzando? Mamma tua, fare pombini. No. Allora, tua madre fa i pombini. Tua madre, chiaro? Mamma fa p***i. Allora ascolta, sono in un posto che non posso ben parlare, non voglio fare brutte figure. Ecco. Ripeto, tua madre e tua nonna fanno i pommi e si inculano, ok? Mi stai levando il culo? Che il telefono è sotto controllo. Ma non me ne frega niente che il telefono è sotto controllo. Lei è uno sfigato, come ha avuto il mio numero? Emilio Fede. Un perdente, è un grandissimo sfigato. Ora scusate. Emilio Fede, deficiente. Ma non me ne frega un c***o che lei sia Emilio Fede. Si può anche chiamare Silvio Berlusconi, non me ne frega un c***o, ok? Cosa? Allora, non me ne può fregare di meno. È chiaro? Faccia come vuole, io le prometto che entro due ore so da dove lei telefona, va bene? Ma guardi lei, guardi veramente, le faccio una grande pernacchia. Arrivederci, diretto! Pronto? Occhio! Emilio Fede. Contro tutti. Vittima numero due, un altro inutile, il commenda del Grande Fratello. Tech. Pronto, con chi parlo? Mi chiamo Emilio Fede, deficiente. Emilio Fede? Non ho capito, non si capisce. Mi sta tremando il culo? Ah, penso che il culo debba tremare più a te, credimi. Guarda, io le voglio dire solo una cosa, ma glielo dico proprio così, perché ad una puttana bisogna parlare così. È un uomo. Il telefono è sotto controllo, ha capito? E allora, dopo che il telefono è sotto controllo, non che lei sa con chi sta parlando? Faccio come vuole, io le prometto che entro due ore so da dove lei telefona, va bene? Sì, ma con chi sto parlando? Non capisco. Sai chi sono io? No, non lo so. Vuol che glielo dica? Dica. È quello che si... suo padre e sua madre, ecco perché lei è stronza. Lei è stata accattata da suo padre e da sua madre, l'ha capito? Ho capito, ma non so con chi si sta parlando. Sì. Non so con chi sto parlando, dica. Mi chiamo Emilio Fede, deficiente. Lei è Emilio Fede? Sì. E cosa vuole da me? Non capisco. Allora? Non capisco cosa vuoi da me. Allora. Eh? Magari. Non capisco cosa vuoi da me. No, non ti preoccupare. No, ti devi preoccupare tu, credimi. Ma tu ti devi preoccupare davvero, credimi, perché stai rompendo i coglioni. Mi faccio stai rompendo. Come vuole. No, ma ti faccio capire io che faccio come voglio, Gioia. Gioia, stai sbagliando indirizzo, credimi. Hai capito, bezzo di merda? Non fare lo scemo al telefono, non chiamare dallo sconosciuto che ti rintraccio in un quarto d'ora, cretino. Cretino, pagliaccio. Rogio. Pagliaccio. Rogio. Ascolta, ti spiego una cosa, io ho paura di queste telefonate, allora ti consiglio, facciamo una cosa, dimmi dove ti devo incontrare che ti porto dei soldi, perché mi fai paura. Padre, allora devo evitare che tu mi chiami ancora, ti porto dei soldi se mi dici dove ti devo trovare. Fratellino, fratellino, stai sbagliando indirizzo. Pronto? Con me, stai sbagliando indirizzo. Fai tua mamma. Ma non dire parolacce, frustrato del cazzo, tu devi parlare così quando sei di persona.
Fai p***ito? Io fai... Mia mamma fa i p***ini. Bene. Fai p***ini. Mentre tu ti mettiamo una... Mentre te mettono una 9 in bocca e ti fanno scoppiare il cervello. Hai capito? Mamma, ma io non ti minaccio. Io al telefono non ti minaccio neanche. Perché sai chi fa le minacce al telefono e chiama al telefono? Di qua, qua, da qua. Eh? Io sono cresciuto dove tu non sai. Hai capito? Tu ti devi informare prima di fare lo scemo. Qua, qua, da qua. Vuoi sapere come va a finire? No, sì. Rimani nello zoo di 105. Madonna mia. Devo fare i complimenti perché pensavo che non avessero finito ancora di realizzare il film di Valanzasca. Ed ora la seconda parte di Emilio Fede contro tutti. Ti porta tanti saluti a te, Ubaruna Sauduriu. Tu conosci Ubaruna Sauduriu? No, non ti porta tanti saluti. No, non ti preoccupare. Ti porta, lo conoscerai presto. Se vai vieni, a comprare i crisantemi, fratellino. Se vieni te ne do anche mille. Dai, dimmi, dimmi, dove vengo, dimmi. Se vieni te ne do anche mille. Dimmi dove vengo, io vengo. Per sole 100 euro, te ne do anche di più se smetti di chiamarmi. Io non ti chiamo, sei tu che chiami me e rompi coglioni. Sei tu che chiami me e rompi coglioni. Io non ho tempo da perdere al telefono, credimi. Rogio. Credimi, io non ho tempo da perdere. Tu sei un frustrato che nella vita non ha un cazzo da fare. Tu. Perché il telefono è sotto controllo, capito? Ma non me ne frega un cazzo. Sai, l'ultimo dei miei problemi sono le denunce, capito? Non me ne frega un cazzo a me se il telefono è sotto controllo. Non me ne frega un cazzo. Hai capito? Pezzo di merda. Da dove tu non sai che cazzo me ne frega di chi sei tu, di chi hai il telefono sotto controllo. Squacquarone. Squacquarone. Hai capito? Pezzo di merda. Anche il telefono è sotto controllo. Ma perché? Ma perché non mi dici pezzo di merda? Perché non mi dici pezzo di merda dove... Invece di dirmi pezzo di merda mi dici dove sei, che me lo Rogio. Dici in faccia. Rotto in culo. Tu stai sbagliando indirizzo. Tu stai sbagliando indirizzo. Non chiamarmi più perché te lo giuro su Dio. Ma te lo giuro su Dio che io ti rintraccio e tu hai finito di stare bene. Sì. Credimi. Perché ti rintraccio e tu hai finito di stare bene. Vigliacco di un pezzo di merda rotto in culo, figlio di puttana. Come? Hai capito? Tu puoi essere Emilio Fede, Padre Eterno... Berlusconi, che mi sta tra l'altro molto simpatico. Occhio. Sia Berlusconi che Emilio Fede, quindi io non prendo, non faccio scherzi, perché mi sono molto simpatico. Hai capito? Sta sbagliando numero. Hai capito? A me sono molto simpatici sia Berlusconi che Emilio Fede, mi stanno sul cazzo comunisti come te. Hai capito? Pronto? Ma vai a fare in culo, ma non chiamarmi più rotto in culo. Poi 100 euro? Ma no, 100 euro, figata, delle 100 euro li guadagno ogni secondo io, hai capito? Mentre sto parlando al telefono è una slot machine quello che guadagno io. Se vuoi vieni... i soldi, dimmi dove ti devo portare i soldi che te li porto. Se vieni te ne do anche mille. Ma dimmi dove devo venire che te li porto, dimmelo. No, non mi sono spiegato. Tanto non ti preoccupare che le persone che si comportano come te la pagano da sole. Ma lei io non vedo. Guarda, mi chiamo tutt'altro, ma lei chi è? Dai, vai a fare in c***o, fatti curare, psicopatico, non ho più tempo da perdere, dai, ciao ciao. Madonna, sincero è! Emilio Fede. Contro tutti.